L'altra sera stavo andando a dormire e, sfogliando YouTube sul mio iPad, mi sono imbattuto in questo video. Cosa? Poiché non mi sono trovato d'accordo su alcuni punti, oggi lo vediamo insieme. Un avviso per il video che seguirà. Il mio Mac mi ha fatto un piccolo scherzo di cattivo gusto e in qualche modo il file del microfono è andato perduto. Quindi, il video che seguirà sarà con l'audio della presa diretta della telecamera. Benvenuti e bentrovati pinguini in questo video che... Ora, io ho trovato questo video in cui dice che dobbiamo smettere di utilizzare questi linguaggi di programmazione in cui nella thumbnail... Allora, sì, magari, che ne so, impariamo qualcosa di nuovo da questo video. E quindi, togliamo gli indugi e facciamo partire. Io ho passato gli ultimi 5-6 anni della mia vita a studiare dei linguaggi di programmazione che non mi sono mai serviti a nulla. Se hai aperto questo video, sarai rimasto sicuramente incuriosito dal nostro titolo: non studiare questi linguaggi di programmazione. Andiamo a rivedere il titolo del loro video. Smettila adesso di studiare questi linguaggi di programmazione. Tuttavia, non è questo il titolo con cui io l'ho visto. Perché io l'ho visto, come vi dicevo poco fa, dal mio iPad. È vero che quella scenetta è una ricostruzione, ma è vero che quando ho visto andare a dormire ero con l'iPad, mi sono trovato sto video. E l'iPad io ce l'ho in inglese, non ce l'ho in italiano, quindi quando io vedo i video li vedo con i titoli in inglese. Se sono video in italiano, vedo con i titoli in italiano, a meno che hanno messo un titolo in inglese. Su YouTube, qualora voi non lo sappiate, potete cambiare il titolo in base alla lingua. Allora, che è la cosa che ho fatto io per il video in cui parlo del Pinguin in Scambio. Io ho messo due titoli, un titolo per la lingua italiana e un titolo per la lingua inglese. Quindi io sono stato attratto a vedere questo video da questo titolo che vi faccio vedere. Using this useless programming language now. Smettere di utilizzare questi inutili linguaggi di programmazione adesso. Tra l'altro io pensavo che fosse pure un video in inglese, non pensavo fosse un video in italiano. Così non devo fare la traduzione. È un video con tre titoli. Smetti di usare questi linguaggi di programmazione, smetti di usare questi inutili linguaggi di programmazione e smetti di studiare questi linguaggi di programmazione, che non vanno nessuno dei tre, va bene. È comunque un video che inizia quando era al secondo 13, che vi dice smettete di studiare. Lasciamo perdere, ma non penso che sia il messaggio corretto da voler comunicare, ma questa cosa ce la teniamo per dopo. La maggior parte dei corsi di studio all'università, ma anche alle superiori, vi mette nella condizione di odiare i linguaggi di programmazione a basso livello, perché senza di quelli una persona non può comprendere l'informatica. Io quando ero a scuola superiore mi fecero studiare Assembly dell'80-86 e poi all'università per un corso vedere una sorta di linguaggio macchina della JVM. Mi hai semplificato che, se non ricordo male, si chiamava IJVM. È vero, perché stiamo parlando di linguaggio a basso livello, quindi stiamo parlando di quello, no? Questo video è rivolto sia a chi sta già studiando informatica, ma soprattutto a coloro che non l'hanno mai approcciata, ma sono interessati a capire qual è il modo migliore per affrontarla. I linguaggi proposti per iniziare a programmare sono solitamente due, il C e il C++. Ma il linguaggio C è nato nel 1969, ragazzi. 1969? Per esempio nel 72 il nuovo linguaggio di programmazione B aveva gli array di ing e di caro, di char, come dir si voglia, poi spuntarono i puntatori e successivamente con un po' di zucchero e cannella e ogni cosa bella, boom, puntò quel linguaggio di programmazione che oggi noi chiamiamo C. 50 anni fa. Sebbene tutti i linguaggi più moderni derivino proprio dal C, sono convinto che far sbattere la testa ad una persona con dei concetti così complicati a primo impatto non faccia altro che demoralizzarlo e demotivarlo per il futuro. Sento già le unità tastiera che stanno per scrivere. Madoni, ma questi concetti sono fondamentali per l'informatica. Lasciatemi un attimo spiegare. In questo video, ragazzi, voglio andare un po' controcorrente e spiegarvi perché iniziare con il C e il C++ non è stata una buona idea e, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi si rivela un'arma a doppio taglio che vi farà smettere di programmare per il resto dei vostri giorni. Mettiamoci nei panni di un... Io qua non so bene come commentare, perché il mio primo linguaggio di programmazione è stato Pascal, credo che avevo circa 9 anni. Poi ho imparato C, anzi come chiama lui, C, qualche anno dopo, forse già andavo a scuola media, i primi anni della superiore, ma lo imparai, se non ricordo male, per i fatti miei. Infatti, quando poi a scuola superiore, ma abbiamo visto, io già sapevo come utilizzarlo.
Quindi io non sono uno di quelli che può dire se questa affermazione è vera o è sbagliata, perché il mio primo linguaggio di programmazione è stato Pascal. Fammi sapere se il vostro primo linguaggio di programmazione con quale siete approcciati è stato sì e se vi siete demoralizzati. Un ragazzino che ha appena iniziato le superiori oppure di qualcuno che si è appena iscritto all'università. Questa persona carichissima inizia ad andare a lezione e già nei primi mesi di corsi si trova a dover sbattere la testa su degli argomenti complicatissimi come i puntatori e la gestione manuale della memoria dei vostri computer. Ma poi io sei all'università, non sei alla bocciofila, cioè io trovavo l'università complicato, per esempio la convergenza di serie di funzioni, il corso di algoritmi e anche quello di reti, ma sono qua, mi sono laureato, ho pure preso un dottorato. Quindi, scusami, la memoria è una parte del computer normale che il programmatore debba avere anche il controllo su quella risorsa, vabbè, no, gestire la memoria, no, non si può fare. Proseguiamo. Ma poi vogliamo parlare della ricorsione? Lo sapete in ambito lavorativo quante volte viene usata la ricorsione? Mai! Cioè, non pochissimo, mai! Cioè, mai! Allora, io qua su questa cosa non so bene commentare perché io non sono uno sviluppatore per un'azienda, quindi non faccio programma presente, quindi non so se è vero che non viene mai utilizzato in ambito lavorativo. Il caso che sia vero non è quello il punto. Il punto è che tu devi studiare la ricorsione perché quando poi ti ritrovi a studiare degli algoritmi importanti, tipo che sono il capostipite della programmazione, tipo il quicksort, che è ricorsivo, ma non solo quello, anche a qualunque algoritmo che sia ricorsivo, hai capito cosa è la ricorsione, se no quegli algoritmi non li puoi capire. Devi studiare le cose inutili, tanto dal lavoro non lo usi. Ok, va bene, ma se vai all'università, che c'è il corso di algoritmi che ti spiega come funziona il quicksort, se non sai la ricorsione non lo capisci quell'algoritmo, quindi è normale che te devo fare studiare. Ma poi chi l'ha detto che in ambito lavorativo non lo uso? Cioè, poi te l'ha detto che in ambito lavorativo non si usa, poi sto mai assoluto? A me sembra una scemenza. Voi che lavorate per l'azienda e così non usate mai la ricorsione, mai, 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 mai. Io non ci credo, perché anche quando voi non lo utilizzate in maniera indiretta la utilizzate. Utilizzando una funzione per fare, dico, faccio ancora questi esempi, l'ordinamento, che utilizzerà un algoritmo divide libera, quindi mi dispiace. Perché? Perché vi fa esplodere la memoria. Vi fa esplodere la memoria? Vediamo se è vero. Faccio un piccolo codice in C, dove calcolo la somma degli n numeri naturali in maniera ricorsiva. La prima cosa che faccio è assegnare n 50.000 e vediamo se sul mio Mac esplode la memoria. Lo compilo con clang e vedo che restituisce un numero, quindi non si blocca. Aumento il numero n a 500.000, quindi aggiungo un altro zero, così aumenta il numero di ricorsioni e infatti una volta compilato e eseguito otteniamo un best segment decision fault, quindi come dice il nostro amico, boom, è scoppiata la memoria. Tuttavia, facendo questo piccolo trucco durante la compilazione, funziona tutto. Cambio dal primo caso al secondo caso. Nel primo caso c'è uno che non ha studiato la ricorsione, nel secondo caso c'è uno che ha studiato la ricorsione e sa come non fare esplodere la memoria. Nel caso di un approfondimento di come quella cosa sia possibile, fatelo sapere nei commenti. Proseguiamo. Ma nonostante questo, viene sempre utilizzata come arma quasi attua a torturare tutte quelle povere persone che vogliono iniziare la programmazione oppure all'università o a scuola per fare delle verifiche divertentissime dove la ricorsione è il protagonista. Torturare? Cioè, siamo all'università, non è un gulag. Torturare, c'è gente che va a dire che all'università ti fanno studiare cose inutili. Torturano. Io queste cose, guarda, io sono andato all'università, sono stato parecchio tempo visto che ho preso un dottorato, non le ho viste. Certo, ci sono dei momenti difficili perché magari non capivo determinate cose, ma quando io non capivo una cosa non era colpa del professore che diceva ci facevo fare cose inutili, dicevo io mi devo impegnare per capirla questa cosa, perché magari fra 10 anni mi ritornerà utile. E per alcune cose è stato veramente così. Ancora si fa passare quel messaggio in cui si dice che all'università fanno imparare cose inutili. Cioè, non è così, ma su questa cosa comunque ci rimaniamo dopo.
Proseguiamo. Sicuramente, se avrete provato ad approcciarvi all'informatica, questi argomenti vi saranno risultati particolarmente ostici. Ed è proprio a causa di questa complessità che i principianti si demoralizzano praticamente subito, ancor prima di aver capito che cosa significa realmente programmare. La sintassi del C e il C++ è molto molto complicata. Ma quello dipende dal punto di vista, cioè io trovavo in passato la sintassi di Python complicata perché non capivo alcuni costrutti che poi sono riuscito a capire, che era per esempio la list comprehension. E come l'ho capito quello? Facendo quello che questo video che stiamo guardando vi dice di non fare, ovvero studiare. Quindi cosa mi sono messo a fare? Mi sono messo a studiare, boom, ho imparato Python. Possiamo fare lo stesso discorso con le lingue, nel senso che se prendiamo lo spagnolo, per un italiano lo spagnolo sarà molto più semplice da imparare rispetto a un inglese. Quindi cosa possiamo dire? Che lo spagnolo è difficile? No, dipende da chi lo studia, dipende da dove vieni, dipende dal tuo background. Per me sì, non è stato difficile da imparare, certo, c'erano degli aspetti complicati che poi, di nuovo, facendo quello che questo video dice di non fare, ovvero di studiare, li ho imparati. Sì, sono un ribelle perché vado controcorrente studiando. A questo punto potrei fare tutto un discorso complicato per quanto riguarda le competenze computazionali. L'ho fatto in questo video, andate a pescare e quindi proseguiamo. A differenza di linguaggi un pochettino più moderni, come ad esempio il Python oppure il JavaScript, ha una curva di apprendimento davvero ripidissima. In generale, il C e il C++ sono nati e stati concepiti come dei linguaggi di programmazione di basso livello. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, cerco di spiegarvi le cose al meglio. Un linguaggio di basso livello è un linguaggio con la quale il programmatore interagisce direttamente con la memoria oppure le parti un po' sotterranee del vostro computer. Basta ossessione con la gestione della memoria. Dovrete letteralmente specificare vita, morte e miracoli. Ricordiamoci questa parola che ha detto, vita, morte e miracoli, che ci servirà per dopo, proseguiamo. Per far sì che le vostre informazioni vengano percepite correttamente dal vostro computer. E se fate un errore, sono guai, perché in quel caso la vostra applicazione salterà in mille pezzi in men che non si dica. I linguaggi di programmazione invece di alto livello cercano di farvi dialogare con la vostra macchina con un linguaggio un po' più simile al parlato umano. Linguaggi come il Python oppure il JavaScript sono nati esattamente per questo motivo. Per cercare di astrarre un po' i concetti che i linguaggi del passato avevano e per semplificare la vita dello sviluppo del programmatore per quelle che sono le applicazioni un pochino più complicate. Ma allora, se iniziare a studiare il C e il C++ come primi linguaggi potrebbe essere ad oggi una scelta non vincente, qual è l'approccio migliore che un neofita dovrebbe tenere nell'apprendere la programmazione? Sono dell'idea che una persona che approccia per la prima volta l'informatica non debba pensare a problemi di gestione della memoria oppure di come si risolve questa espressione complicatissima di puntatore che io dovevo... Ovviamente l'ho verificata, quindi dov'è il mio premio? Risolvere all'università. Certo, è vero, avere la comprensione dei concetti a basso basso livello vi consente di comprendere meglio come vanno le cose in futuro. Ma in quanti ambienti di lavoro al giorno d'oggi viene effettivamente utilizzato il C e il C++? Ma soprattutto, quanti studenti, una volta viste le complicazioni legate a questi linguaggi di programmazione, vorranno mai cercarsi un lavoro che utilizza questi affari? Dove serve? Cioè, dove serve? Che usa questi affari. Come diceva il mio prof di informatica all'università, certe cose si imparano non perché vanno imparate, ma perché così le puoi evitare come la peste. Facciamo un attimo un passo indietro. Cosa fa un programmatore in generale? Un programmatore si trova davanti a dover risolvere dei problemi, solitamente problemi molto complicati, che devono essere scomposti in più sottoproblemi semplici. Quindi un programmatore deve utilizzare la logica e un linguaggio di programmazione per riuscire a risolvere dei problemi. Ed è per questo, ragazzi, che un programmatore solitamente dovrebbe avere delle buone capacità logiche e delle ottime skill di problem solving. E queste skill dove le impara? Al mercato? Cioè, proseguiamo, va. Che se guardate nelle offerte di lavoro sono sempre quelle che vengono fuori più spesso. Quindi possiamo dire che la programmazione dovrebbe essere un modo che semplifica la vita delle persone nella risoluzione e nell'automatizzazione di problemi. E non che ve lo complica come nel caso del C e del C++. Hai partito bene e poi alla fine ti sei perso. È vero che la programmazione serve per semplificare la vita delle persone, ma di quale persone? Senti, perché il programmatore si sobbarca dei loro problemi trovando una soluzione. Quindi non puoi mischiare le due cose che C e C++, utilizzando la tua terminologia, vai a dire che ti fanno perdere tempo.
perché la programmazione deve risolvere il problema. La programmazione deve risolvere il problema degli utenti. Cioè, proseguiamo. Ma ora vi starete chiedendo, com'è possibile che questi linguaggi vi mettano i bastoni tra le ruote invece di aiutarvi? La risposta a questa domanda, ragazzi, è molto semplice. Per fare qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa, serve ad avere un sacco di software, un sacco di librerie e una marea di setup iniziale. Anche solamente creare un'interfaccia grafica in C puro è una sfida veramente ardua. Non che è ardua perché è troppo difficile per un neofita, ma perché vi richiede troppo tempo se comparato ad altri linguaggi più moderni. Se c'è però una cosa che bisogna... Perché in un linguaggio di programmazione più moderno c'è stato uno dentro qualche parte del mondo che ti ha fatto quelle librerie per quel linguaggio per fare un'interfaccia grafica con meno passaggi. Sono l'esempio della libreria Qt per Python, cioè quella è scritta, come lo chiami tu, in C++. Che bisogna dire a favore del C e del C++ è che si tratta dei linguaggi di programmazione più veloci e con le migliori prestazioni, con la quale sicuramente vi potreste imbattere in futuro. Secondo me, un programmatore dovrebbe scegliere personalmente la propria strada e il proprio ambito dove vorrà specializzarsi. Questo perché, ragazzi, come fai a dire una cosa del genere adesso, a 5 minuti dal video in cui fisiologicamente hai perso la maggior parte dei tuoi visualizzatori? Ora abbandonate il video prendendo il messaggio da questo video che sono linguaggi inutili da utilizzare, anzi peggio, no, che è inutile studiarli. Ragazzi, potremmo dividere il mondo dell'informatica in due enormi insiemi concentrici. Uno, coloro che vogliono divertirsi e smanettare con l'hardware, con il basso livello e a scrivere i programmi che verranno utilizzati sul rover che verrà mandato sulla Luna tra qualche mese. Quindi fammi capire, a meno che tu non lavori alla NASA, non ha senso utilizzare C++. Cioè, dove me la sbatto la testa oggi? Ecco, per loro il C e C++ è fondamentale, perché dovranno andare a sbattere la propria testa su dei concetti che non affidereste mai ad un linguaggio di alto livello. Se viceversa la vostra passione è legata allo sviluppo di progetti con una grafica accattivante, all'interazione utente, o volete ad esempio creare una pagina web, beh, i linguaggi di alto livello sono sicuramente perfetti per voi. E attenzione però, perché la scelta di un linguaggio di alto livello vi mette spesso nella condizione di trovarvi davanti a situazioni come questa in JavaScript, dove non... Adesso stai dicendo che anche JavaScript fa schifo. Vabbè, qua dico ragione, andiamo avanti. Avete la minima idea del perché il vostro linguaggio sta agendo in un modo oppure in un altro. Se ripenso agli anni dell'università, il mio percorso è stato il seguente. C come primo approccio. E ho sudato freddo lì, ragazzi, ve lo assicuro. Java e C Sharp per linguaggio di alto livello. E poi sono passato a JavaScript, Scala, Go, Kotlin, Haskell, Prolog e infine il caro Python. Quindi è sensato prendere uno studente e fargli imparare il C e il C++ o comunque un linguaggio di basso livello appena entrato a scuola oppure all'università? Sì? Secondo me no, ragazzi. Secondo me questi linguaggi non sono i più adatti nel 2023 per approcciarsi per la prima volta all'informatica in generale. Se io avessi la possibilità di ricominciare ad imparare l'informatica da zero, ad oggi sceglierei il JavaScript e il Python. Il Python perché è un linguaggio di programmazione davvero semplicissimo. È talmente semplice che lo utilizzano anche i data scientist improvvisati laureati in economia che vogliono fare dei calcoli utilizzando la programmazione, anche se non hanno la minima idea di come funzioni il codice in generale. Vi prego, laureati in economia e data scientist, non odiatemi perché era una battuta. Vi voglio bene, giuro. Baci, baci, ciao. Quindi vi assicuro che per il Python non vi serve una laurea per imparare. Per sì, io l'ho imparato prima di andare all'università, prima di andare a scuole superiori. O già ho fatto il primo anno di scuola superiore, non mi ricordo bene. Andiamo avanti. E sarete subito hands-on su dei progetti che vi daranno della gratificazione e non vi faranno passare la voglia di imparare l'informatica in due giorni. D'altro canto, il JavaScript è molto interessante perché vi consente di approcciarvi anche alla programmazione web. Una delle potenziali del JavaScript, però, ragazzi, è che vi consente di creare fin da subito il vostro primo progetto. L'unica cosa che vi servirà sarà infatti un browser internet e tanta pazienza. E questo... Per imparare il JavaScript ci vuole un browser, va bene, giusto, e tanta pazienza. Cioè, se quella tanta pazienza la metti per imparare sì e C++, non si può fare. Per JavaScript sì, è tutto lecito. Proseguiamo. Vi consentirà di creare e studiare progetti non solo sul lato front-end, quindi il lato che si interfaccia al mondo esterno, come ad esempio la grafica, ma anche il lato back-end. Quindi è il linguaggio più completo per iniziare, perché vi farà toccare tutti quanti gli aspetti anche della programmazione che si fa sul web. È giusto dirlo però, ragazzi, che il JavaScript oggi regge solamente perché è lo standard dei browser. Oggi, ragazzi, il JavaScript puro non è mai utilizzato da solo per lo sviluppo. Ci si appoggia quasi sempre a dei framework, che sono degli strumenti che facilitano lo sviluppo del codice degli programmatori.
Ma poco fa non diceva che per il linguaggio tipo C e C++ ci vogliono tante librerie? Ma ora vi starete chiedendo, com'è possibile che questi linguaggi vi mettano i bastoni tra le ruote invece di aiutarvi? La risposta a questa domanda, ragazzi, è molto semplice. Per fare qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa, serve ad avere un sacco di software, un sacco di librerie e una marea di setup iniziale. Scusa, però per JavaScript devo utilizzare tanti framework e tanto devi pure spiegare che cosa sono. Va tutto bene, vabbè, andiamo avanti. Uno dei framework più utilizzati ad esempio con il JavaScript è Node.js, quindi se volete imparare qualcosa che vi servirà anche per il futuro, questa è sicuramente una strada da percorrere. Se siete appassionati di web e di framework e volete imparare qualcosa che sicuramente vi aiuterà per il futuro, allora vi consiglio di dare un'occhiata anche a React. Ma dove imparare questi linguaggi, ragazzi? Beh, con il Python potete sicuramente stare tranquilli. Su internet troverete una marea di materiale disponibile gratuitamente per imparare questo linguaggio. Oppure andate qui sopra in cui ve lo spiego io in un'ora. Andiamo avanti. Vi consiglio FreeCodeCamp oppure Code Academy come punto di partenza. Ma parlando di ambito lavorativo invece, quali sono i linguaggi di programmazione più richiesti al giorno d'oggi e quelli che effettivamente non vi servono? Qui c'è un'altra argomentazione a favore del fatto che imparare il C e il C++ non vi serve troppo anche a livello lavorativo. Non è vero! Io stesso 6 mesi fa ho fatto un colloquio di lavoro che poi mi hanno preso, infatti mi sono trascritto, in cui prima del colloquio mi è stata fatta prepara questa domanda. E cos'era quella domanda? Di spiegare in 10 minuti i puntatori in sé. Ma che ho dovuto fare? E ho preso quel lavoro. E in quel lavoro mi manco uso sì. Però me l'hanno chiesto. Quindi magari non ti serve in ambito lavorativo, però se te lo chiedono durante un colloquio, come è stato fatto per me, dici no, non lo voglio imparare, non me ne frega niente. Perché me l'hanno chiesto? Perché sono stupido? No, perché vogliono capire se chi gli sta davanti, cioè in questo caso io che ero il candidato, è uno che scopiazza la ChatGPT o Stack Overflow, oppure uno che ce le sta in zucca. Quindi fate voi, ascoltate lui e non studiate, o fate quello che si è fatto per anni, ovvero mettetevi davanti al computer e studiate, fate voi, cioè io mai alzo le mani. Nessuno vi chiederà la conoscenza del C e del C++ nel 2023 per ottenere lavoro di sviluppatore. Oppure, se ve lo chiedono, saranno in proporzione molto 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 inferiore rispetto alle aziende che vi richiedono il Java, il C#, il Python o comunque dei linguaggi di più alto livello. Dopo, quando è stato ieri, ho fatto 5 meeting per selezionare 2 ingegneri del software. Cioè, non erano 5 meeting, erano 5 colloqui e c'ero io. Chiedevamo anche C++ insieme a Python. Per quanto mi riguarda, il mio linguaggio preferito, proprio anche a livello lavorativo, è il Java. So che ci sono tantissime persone adesso che inizieranno a dire ma no, ma il Java è verboso, devi scrivere 650.000 cose per esprimere un piccolo concetto. Lo so, ragazzi, però sono un fan delle cose chiare. Come praticamente poco fa diceva che C e C++ non andavano bene perché dovevi scrivere vita, morte e miracolo. Java che è verboso, cioè lui dice a lui piacciono le cose chiare, va bene. Linguaggio molto chiaro, come abbiamo visto, ha dei comportamenti abbastanza ballerini in certi casi. Invece il Java, proprio a causa della sua verbosità e della sua lunghezza con la quale dovete specificare tutto quanto, non lascia quasi mai spazio ad errori o comportamenti indesiderati. Perfetto, abbiamo trovato il primo linguaggio di programmazione bug free, cioè Java non ci sono bug. In generale sono sempre stato un fan dei linguaggi fortemente tipizzati. Pure io. Ovvero quelli dove il compilatore ti blocca quando scrivi una cavolata prima addirittura di farti eseguire il programma. JavaScript questo non l'avete. E questo significa che se scrivete degli errori nel vostro programma JavaScript, ve ne accorgerete solamente dopo. Invece con il Java moltissimi errori vengono risolti prima che l'applicazione venga eseguita. E quindi, per una persona come me che vuole le cose precise e belle controllate, è sicuramente una manna dal cielo. Ultimamente sta spopolando davvero tantissimo il Kotlin, che potremmo definirlo come un Java leggermente meno verboso, soprattutto nella programmazione Android. Ma quindi il C e C++ in generale sono completamente da bocciare? Ovviamente no, ragazzi, dobbiamo fare un attimo un passo indietro anche in questo caso. Cioè... Ma come un passo indietro? Sei partito al minuto zero? Che è inutile studiarli? E ora dopo 10 minuti, quando mai penso che 2/3 dei tuoi ascoltatori già ti hanno abbandonato, e fai un passo indietro dopo 10 minuti?
Cioè, io sono senza parole. Cardinalizzare la cosa in maniera un pochino più dall'alto. Il C e il C++, come vi dicevo, sono nati per essere dei linguaggi di basso livello. Quindi se siete delle persone che amano smanettare con progettini tipo Arduino, oppure che si divertono ad accendere dei LED, o in generale... Cioè, siamo passati poco fa al rover della NASA a dire che sì, è C++ per accendere i LED. Cioè, ma come fai a sminuire in questa maniera? Comunque, per programmare gli Arduino, o comunque qualunque altro tipo di microcontrollore, l'altro ci ho fatto un video pure qua, c'è pure MicroPython, ci può programmare anche in Python, perché devi sminuire sì, madonna mia, passiamo avanti. In generale vogliono avere e toccare davvero con mano come funziona a basso livello il vostro computer, allora sicuramente sono i linguaggi che fanno per voi. E qui ritorniamo al discorso di partenza. Uno studente in generale deve poter scegliere il linguaggio con la quale approcciarsi in base ai propri obiettivi. Se vuoi fare un'applicazione Android... Ma dipende! Nella sua vita personale lo studente può fare quello che vuole, ma dal punto di vista accademico lo studente si deve approcciare a quello che gli viene offerto nel piano di studio. Perché, credetemi, nel piano di studio all'università non vengono messe cose alla c***a. Ogni materia e ogni argomento c'è per un motivo. Cioè, credetemi, c'è per un motivo. Non solo le cose vengono messe per un motivo, alcuni programmi di studio, prima che vengono fatti e poi si passa alle ammissioni degli studenti, vengono fatti business case. Poi nel business case viene scritto, guarda, questi... corsi vengono fatti in questa maniera per questo motivo, perché il mercato richiede X, Y e Z. Vabbè, però andiamo avanti, dai. Grazie Android, non vai a studiare il C e il C++, andrai a studiare il Java oppure il Kotlin, i due linguaggi ufficiali e gli unici supportati per lo sviluppo di applicazioni Android. Che c'entra? Stai dicendo tu che Java e Kotlin sono i due supportati per la programmazione Android? È normale che non vai a prendere il C++, cioè... È come dire che io voglio portare la macchina, e allora per portare la macchina devi prenderti la patente B. Non devi andare a prendere la patente nautica, cioè... Stai comparando mele con arancia, andiamo avanti. Se viceversa vorrei sviluppare delle applicazioni desktop un pochino più elaborate con della grafica e tutto, beh, magari il Java e il C# sono la scelta data a te. Se vuoi mandare invece il rover sulla Luna o su Marte, ecco, forse C e C++ sono più sensati. Accendere i LED, ovviamente. La risposta univoca non esiste, come sempre, ragazzi. Ma è importante essere... 10 minuti e 29 secondi per dire non c'è una scelta univoca. Ti ho detto di non studiare. Ma proseguiamo con la scena del video e vedo tanti messaggi contrastanti. Quindi all'inizio sono inutili, poi per i rover, poi per i LED, e poi sono i più veloci, ma c'è Java che è buono ma non a me. Cioè, io se avessi 18 anni, 20 anni, e dico mi vuoi approcciare all'informatica, vedessi questo video, io direi che devo fare? Io non ho capito niente. Cioè, sapete voi nei commenti se state capendo il messaggio principale di questo video, perché a me sta sfuggendo. Proseguiamo. Con dei pro e dei contro che qualsiasi scelta di linguaggio vi porterà ad avere. Ma imprimere nella mente dello studente che il C e il C++ sono i linguaggi che descrivono lo stato dell'informatica al giorno d'oggi... Non mi è mai stato detto da nessuna parte, proseguiamo. Secondo me è fortemente limitante. Ma soprattutto, che causa quel mal di pancia quando le applicazioni non funzionano e c'hai 600 puntatori nello stesso esercizio? Sta avvenendo un dubbio. Non è perché tu non capisci i puntatori, pensi che chi ti guarda non li capisca perché è stupido? Io spero che non sia così. Che ti fanno davvero perdere la voglia della bellezza in generale della programmazione. Cerco di darvi qualche tip utili che a me personalmente sono serviti tantissimo durante gli anni. 12 minuti e 58 secondi, finalmente le tip. Andiamo avanti. Per imparare a programmare, ragazzi, scegliete un linguaggio che vi consenta di imparare le basi, ma contemporaneamente di avere un feedback rapido su quello che fate, sui vostri progetti. Ebbene sì, ragazzi, perché per imparare solamente le basi di un linguaggio vi serviranno all'incirca una novantina di ore. Però se lo fate con costanza 2 o 3 ore al giorno per qualche mese, fidatevi che otterrete dei risultati in fretta. Otterrete dei risultati in fretta in 2-3 mesi. Ma se sei stato in fretta li puoi ottenere i stessi risultati in fretta, cioè di 2-3 mesi li puoi ottenere anche in sì. Proseguiamo. E la cosa fondamentale, ragazzi, è non demoralizzarsi quando le cose non vanno. I programmi che non compilano e che non... Ma di che poco fa non ti veniva il mal di pancia? Ah, no, ora non vi do demoralizzare. Funzionano, sono letteralmente la base della vita di ogni giornata da sviluppatore. Non preoccupatevi se il vostro programma non compila o non funziona, ma sfruttate le risorse che avete in rete oggi, come ChatGPT, per far...
cosa più sbagliata di quella che vi sta dicendo adesso. E vi dico pure perché. Vi ricordate che poco fa vi dicevo che in 5 meeting per 5 colloqui di lavoro, in cui noi cercavamo, scusate se sentite la lavatrice, in cui cercavamo due ingegneri del software. Nel meeting io ho preparato un esercizio e gli ho mandato. Ma dunque, tu un coach, cosa faccio a CPT? Come faccio a saperlo? Perché punto uno, se due persone da due parti del mondo diverse ti vengono con lo stesso codice, con lo stesso tipo di programmazione, mi viene qualche dubbio. Poi ok, se c'è GPT, e vedi qua a schermo qual è la risposta. Sì, utilizzare c'è GPT, che a quel posto di lavoro manco ci entrare. Garantito. Vi correggere il codice e aiutarvi nella risoluzione dei bug. E questi strumenti vi aiuteranno davvero tantissimo, soprattutto in quei casi in cui l'unica luce poteva essere fare una domanda oppure andare al ricevimento dopo qualche settimana dall'insegnante. Ricordatevi sempre che avere una mentalità project oriented è la migliore, secondo me, per imparare un nuovo linguaggio o in generale approcciarsi per la prima volta all'informatica. Che tradotto in italiano significa: prendete un progetto che vi piace, di cui siete appassionati, e ve lo sviluppate nel linguaggio di programmazione che avete scelto, così da imparare quel linguaggio di programmazione, che è quello che faccio io da 30 anni. Andiamo avanti. Fate tanti progetti che trovate utili e interessanti non per l'insegnante, ma per voi. Costruitevi, che ne so, un simulatore di Dungeons and Dragons per le statistiche dei vostri personaggi, un generatore automatico delle vostre ricette preferite, create un progetto completo, front-end, back-end, inseriteci un database, imparate a gestire le cose e non fermatevi alle basi. Il vostro progetto che vi diverte, che vi interessa, potrà essere evoluto nel tempo e in futuro magari da quel progetto potrà nascere qualcosa di più grande e magari pubblicherete la vostra prima applicazione sullo store o fonderete una startup e diventerete i prossimi Steve Jobs. Ma se poco fa dicevi che utilizzando determinati linguaggi non trovi chiamato lavoro, ora stai passando da essere un dipendente ad essere un imprenditore. Ma si fonda la mia startup in C++? Cioè, siamo passati da un discorso a un altro discorso in soli 13 minuti, cioè senza una struttura, diventare addirittura i prossimi Steve Jobs. Insomma, non vi accontentate dell'esercizio dato a lezione. Studiate e imparate per il vostro piacere personale. Vedere qualcosa che avete immaginato, che funziona, che avete fatto voi con una bella interfaccina grafica, con dei pulsanti e tutto il resto, è al 100% più utile che fare 3 mesi in cui sbattete la testa contro la gestione della memoria e i puntatori. E non sto dicendo che sono completamente inutili per una carriera da sviluppatore, ma semplicemente sto dicendo che non dovrebbero essere, secondo me, gli argomenti sulla quale uno studente sbatte la testa all'inizio quando deve approcciarsi per la prima volta all'ambiente della programmazione. Informatica non è fatta di puntatori e di gestione della memoria. O meglio, sì, ma non solo. L'informatica è uno strumento per dare sfogo alla vostra creatività. E non permettete mai a nessuno di scegliere ciò che per voi è giusto. A parte... quindi neanche a lui, per favore. A parte quando volete una laurea. In quel caso, gli esami ci sono e vanno fatti. Mi raccomando, lascia un bel like e iscriviti a questo canale, perché permette di portarvi un bel corso dove impariamo l'informatica insieme. Facciamo dei progetti noi della nostra community su questo canale. Il corso sarà completamente gratuito, ma il tuo, che richiede davvero centinaia di ore di lavoro per essere realizzato, partirà a 5.000 like sotto a questo video. Allora, io ho fatto una serie di 7 linguaggi in 7 giorni, che poi sono arrivati ad 8 linguaggi sempre in 7 giorni, la trovate qua, gratis, se potete mettere like da nessuna parte, potete andare a vedere. Però se questo video arriva a 50 like e non a 5.050, vi farò un video dedicato ai puntatori. Allora, credo che vi sta arrivando tipo a 45 minuti di registrazione, e quindi io farò la seguente cosa: lascerei per la prossima volta la lettura dei commenti sotto a questo video, perché alcuni sono molto interessanti. Ma interessanti per chi? Per lui o per quelli come me che sostengono che il messaggio di questo video non sia il più corretto del mondo? Fatemi sapere nei commenti se volete un video sui commenti, non miei commenti, sui commenti in questo video. E quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, fatemi sapere sotto nei commenti quanto mal di pancia vi è venuto, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!